Amici di The Space Corner, diamo ufficialmente il via alla terza edizione di Donne fra le stelle. Siamo in compagnia della dottoressa Lucia Votano, fisica astroparticellare e dirigente di ricerca affiliata dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Dottoressa, benvenuta innanzitutto e lei è qui ad inaugurare il nostro spazio delle interviste. Ah, molto bene, sono felice. E so che inaugurerà anche quest'oggi, sarà tra le prime relatrici. Sì, tra le prime, sì, non so se è proprio la prima, ma le prime. Siamo qui a celebrare il ruolo della donna, l'importanza della donna all'interno della ricerca. Qual è la sua posizione? C'è ancora divario? Nel 2024 esiste ancora un divario tra il ruolo dell'uomo e il ruolo della donna anche nella ricerca? Sì, direi che c'è questo divario che in teoria nella scienza non dovrebbe esistere, perché nella scienza si dovrebbero semplicemente apprezzare le buone idee, le capacità, eccetera. Però diciamo anche per ragioni storiche, in qualche maniera ancora oggi in Italia, ma non solo in Italia, in Europa, anche nel mondo, mediamente le ricercatrici, perlomeno in alcuni settori, diciamo quello delle scienze più dure, come si dice, non della scienza della vita, sono mediamente il 30%, mentre se si guarda al settore scienze della vita, lì ormai le donne sono in qualche caso anche in maggioranza. Diciamo, ci sono, guardando i problemi si vedono guardando i grandi numeri, perché uno non può basarsi solo sulla propria esperienza personale. Allora, guardando i grandi numeri, ci sono anche organizzazioni tipo l'UNESCO che l'hanno studiata, ci fanno dei report, eccetera. Infatti l'UNESCO parla di due tipi di segregazione. Una è la segregazione orizzontale, quella che fa sì che non solo le donne forse si iscrivano ancora un po' di meno degli uomini nelle materie cosiddette STEM. Io parlo però sempre STEM. STEM per gli amici che ci seguono. STEM significa Science, Technology, Economy. No. Economia non c'è. No, oddio. Matematica e fisica. Matematica e fisica sicuramente. Ci sono sicuramente. Diciamo, escludendo sempre le scienze della vita, c'è questo divario per cui le donne un pochino, l'UNESCO lo paragona, questo fenomeno, a quello di un tubo forato, cioè che parte più o meno pieno e poi man mano, dopo il dottorato, nelle fasi tra la fase, diciamo, di precariato e quella di stabilità, le donne un po' si perdono per strada. E poi c'è invece la segregazione verticale, quella che fa sì che se le ricercatrici, che sono il livello base, diciamo, sia all'università che negli enti di ricerca, sono il 30%, quando andiamo nelle posizioni apicali siamo sotto il 10%, quindi ci sono meno donne e ancora hanno più difficoltà a raggiungere le posizioni apicali. Ora, come dico sempre, il fatto che la società non riesce a utilizzare appieno il capitale umano femminile non è un problema delle donne, è un problema per la società. Per la società, esatto. Quindi voglio dire, non è una rivendicazione femminile, è una qualcosa che di cui tutta la società dovrebbe preoccuparsi. Certo. E quanto pensa sia importante la ricerca? Quanto è importante investire nella ricerca? Direi che è fondamentale. Io dico che le nazioni che hanno coscienza di sé e pensano veramente, diciamo, agiscono sulla base di un disegno, di una visione, dovrebbero sapere che gli investimenti nella formazione e nella ricerca sono il volano principale dell'economia al giorno d'oggi. Perché fare ricerca vuol dire e avere persone ben istruite, con un livello di istruzione alto, vuol dire produrre innovazione. E siccome siamo in piena società della conoscenza, la conoscenza che cosa vuol dire? Vuol dire che i prodotti di qualunque genere, non solo industriali, anche culturali, diciamo, che si vendono di più, che rendono di più, sono quelli che incorporano una dose, diciamo, di innovazione, di sapere
maggiore che degli altri, cioè io devo poter, per vincere nel mercato globale, devo produrre qualcosa che gli altri o non sanno fare oppure lo sanno fare peggio, e l'unico modo è ci si arriva attraverso l'innovazione. L'innovazione vuol dire formazione e ricerca, e soprattutto ricerca di base, mi permetta di sottolineare, perché molto spesso si confonde scienza con tecnologia e non si capisce che qual è il ruolo fondamentale della ricerca di base. Se volessimo lanciare un messaggio, un consiglio alle nuove leve che a oggi si stanno affacciando alle materie scientifiche, in particolar modo alle materie STEM? Ma guardi, io lancerei a tutti, non solo a quelle che hanno già deciso alle STEM. Io dico una frase che dovrebbe convincere tutti, non solo i giovani ma anche i cittadini. Le competenze in matematica oggi sono come 100 anni fa, saper leggere e scrivere. Quindi diciamo, senza di quelle non c'è partecipazione sociale attiva, non c'è ascensore sociale in un certo senso, no? Soprattutto se uno arriva da una situazione o regionale o familiare sfavorita. Quindi, e poi l'altra cosa importante è che la mentalità scientifica, cioè il sapere esercitare il dubbio, la critica, andare alle fonti delle notizie, questo dovrebbe essere un patrimonio di tutti. Certo. Perché se no diamo libero sfogo alle fake news. Esatto, che oggi sono all'ordine del giorno. Quindi questo è molto importante. Dottoressa, io la ringrazio per averci concesso il suo tempo e vi ricordiamo l'appuntamento dal 22 al 24 marzo qui ad Abbano Terme. Donne fra le stelle.